E l'hashtag Io resto a casa è stato tradotto nelle lingue parlate dagli ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari Palese, gestito dalla cooperativa Auxilium, come le indicazioni previste dal DPCM per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Dovremmo avere delle immagini che dimostrano proprio come la cooperativa ha messo in atto questa operazione. Dunque chiedo alla regia se riusciamo a trasmetterle. Nell'hashtag stampato per i migranti del centro, la parola casa è stata sostituita da cara, perché dal loro arrivo in Italia e la loro casa, come spiega il direttore della struttura Michele Di Lorenzo, ci eravamo mossi già prima del decreto, affiggendo le informazioni in tutti i punti con maggiore concentrazione di ospiti, con i testi corredati di immagini esplicative. Nella mensa e nei luoghi di culto gli operatori muniti di mascherine e guanti fanno in modo che gli accessi siano limitati e gli ospiti restino a distanza di sicurezza tra loro. Al momento nel CARA di Bari ci sono 495 ospiti di 27 nazionalità, in prevalenza uomini provenienti da Nigeria, Pakistan, Mali e Somalia. Ovviamente le immagini che vi abbiamo trasmesso erano immagini di repertorio e non si riferivano alla notizia che stavamo leggendo, appunto l'hashtag Io resto a casa all'interno del CARA.